Bentornati su Bravely Second, la ballata dei tre cavalieri e di una donzella. Nello scorso episodio abbiamo fatto alcune quest riguardanti, questa demo, e in questo episodio continueremo a fare queste quest. Ora, una cosa molto importante, vi ho detto che mi sarei allenato off camera, cosa che non ho fatto. Inoltre non ho neanche chiuso il 3DS per, lasciare che la luna si ristori. Detto questo, cominciamo con, la prima quest della giornata. Excuse me, are you the adjunct professor? Fiore de Rosa, il mago rosso, incorreggibile Don Giovanni. E esatto, Fiore de Rosa, lo ricordate? Io me lo ricordo. Qui c'è un piccolo riassunto su, chi era Fiore de Rosa. Ma, se avete visto il mio let's play di Bravely Default, sapete già chi è. Oh, hello, my lovely lady. How might I be of service? Ugh, so he's that type. It's like he can't even see us. Dirty old creep. Now, now, Jan. We should press whatever advantage we have. Miss Magnolia may be a great boon here. I'm on it. So, Mr. Red. I see. You are not wrong in thinking that there have been many strange incidents lately. Whatever is the world coming to? And so you came here to beg my assistance. Is that right? That's it exactly. I see. I understand why you would seek the help of a man of my talents. I would normally decline, but... So, you'll lend us your strength? Lend you? What balderdash! Power cannot be lent. It can only be won. What? Wait, what? Hope you're feeling frisky, old man. I smell trouble. Indeed. It seems our negotiations are at an end already. Oh, I'd say we're just getting started. You're not going to disappoint now, are you? I am the former leader of the Blood Rose Legion, Red Mage Fiore de Rosa. E siamo contro Fiore de Rosa. Attenzione, questo coso era difficile da sconfiggere in Bravely Default, quindi suppongo che sarà difficile anche qui. Attenzione, infatti fa un casino di danno, dannazione. Ora, penso che io debba un attimo esaminarlo, tanto per vedere quanti HP ha, mentre Magnolia e Gian recuperano tutto quanto, perfetto. 500 HP, non è debole a niente ed è un umano. Quindi cominciamo, facciamo così, bene. Ora, cominciamo subito con un... Dai. Dart. E poi... un attimo, fermi. Default? Ok. Vai. Ah, me lo considera uno. Ok, perfetto. Scusatemi, devo ancora aggiustarmi con i crafting, insomma. No, vai. Così voglio essere. E voglio fare il dart, perché è buono il dart. E poi facciamo un normale frost. No, frost normale. Yu lo attacca, perché no? Gian, idem. Mentre Magnolia deve cominciare a saltare, perché se non salta è un problema. Vai. Ouch. Sembra andare abbastanza bene per adesso. Il critico ci serviva. E il problema è che Nicolai già sta per morire. Dovrei avere un oggetto curativo. Oggetto, pozione, Nicolai, difesa, vai. Un colpo di Nicolai, perfetto, siamo ancora vivi. Non sembra molto complessa come battaglia, quindi fortuna per noi. Facciamo Heat Hammer, vai. Yu si difende e Gian si attacca. E Magnolia usa un'altra volta un salto. Ok. Perfetto.
Abbiamo sconfitto Fiore de Rosa. Un bel po' di esperienza, perché no? PG. E abbiamo anche ottenuto un remedy, un rimedio, un ricostituente. You got me, all right. We won? You might have at least given us some warning. I was completely unprepared. I'd hate to take a woman unawares. But at least you found what you were looking for, didn't you? Oh. Oh, yes, we did. This is just the power we need. Thank you, Mr. DeRosa. Seriously? You're thanking him for trying to kill us? I would quite agree, but it is no less than I would expect of young Master Yu. Now then, take pity on an old man. I'm going to take a breather. My back's killing me. My young dear, I hope you have many titillating experiences here in this wide desert. And that's it. Ignoring us right up to the end. The pervy old codger. E abbiamo dunque ottenuto l'asterisco del mago rosso. Ora, teoricamente parlando, dovrei essere in grado di sistemare alcune cose. Tipo posso mettere mago rosso. Ok. Ora, non serve tanto avere il mago rosso, in questa demo almeno. Però potrebbe servirmi in maniera molto specifica, dato che adesso abbiamo più attacchi magici che fisici. Infatti penso di mettere Yu stregone solamente perché utilizza un attacco fisico, se usa tipo, non lo so come si chiama, martello, ecco, hit, hammer per esempio, usa l'attacco fisico, quindi conviene averlo. Quindi non mettiamo magia spirituale, mettiamo questo, tu mettiamo questa, tanto per... No, ce l'ha già, dannazione, è un po' difficile fare micromanagement e pensare a una strategia decente quando non si hanno strategie da usare, ma comunque abbiamo sconfitto Fiore de Rosa. Quindi adesso possiamo andare in questa grotta. Sei abbastanza forte? Questo... Oh, ok, perfetto. Ti dice anche il livello raccomandato? Bene, è utilissima come cosa, che ci crediate o meno. Quindi per adesso non conviene andarci. Però, cosa molto importante, dobbiamo comunque affrontare dei goblin. Quindi fatemi mettere l'encounter rate al 100%. Così possiamo incontrare nemici ogni due passi. E adesso vediamo se possiamo sconfiggere qualche goblin. E invece ci sono le arpie, come al solito. Vai con lightning, così, normale, e attacca. Attacca. No. Attacca normale, grazie. Ora velocizziamo e vediamo come va. Perfetto. Ancora, bring it on, new challenger. Mi servono dei goblin, quindi se non trovo i goblin... Eccoli qua. Oh, dannazione, è vero. Adesso però non posso attaccarli, quindi mi difendo. E poi attacco con frost o quello che è. Facciamo una cosa. Usiamo solamente Nikolai per attaccare, perché tanto è abbastanza forte da distruggere tutti. Dart sul goblin. E tu fai quello che ti pare. E a tua attacca, e a tua attacca, bene. Ce la facciamo a sconfiggere questa arpia? No, eh. So che c'era un modo per... ripeti. Ok. C'era un modo per riutilizzare gli stessi attacchi, vero? Perfetto. Ok. Ci ha anche dato una zanna di goblin che ci serviva, se non sbaglio. Comunque, ora dobbiamo tornare un attimo in città, perché se non ricordo male, nello scorso episodio abbiamo sconfitto due goblin. Quindi... Oh, no, 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 no. Ouch. Ecco. Devo togliere la ripetizione. Toglila. Mi sa che la devo disabilitare dal menu, eh. Ok, si è tolta, perfetto. Attacca ancora e basta. Dovrebbe bastare? Yu, attacca per favore. Fai attaccare tutti quanti. Perfetto. Volevo anche salire di livello, ma a quanto pare no. Ci manca un punto esperienza per salire. Quindi mi spiace, non mi sono allenato, ma forse un po' di allenamento ci sarebbe servito un po' di più, insomma. Il punto dello stregone è che, ecco, non posso più castare frost perché non ho più punti magia, quindi... Beh, attacchiamo normalmente i nemici, tanto con qualcosa dovremmo fare lo stesso. Yu.
Io, cioè Jan e Crescent, vai. Davvero? Gli abbiamo fatto un danno con colpo critico? Per me va bene, non ho problemi, però ripeti. Ok, adesso basta. Dovrei aver fatto, giusto? Perfetto. Tutti salgono di livello, bene. Ora, dovrei avere anche abbastanza soldi da poter insegnare a Jan qualche magia. Il punto è che ha ancora uno stiletto, quindi potrebbe essere ancora difficile. Proviamo a correre, a scappare via. Difesa, difesa, vai. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Il punto è che ho un etere, vero? Dovrei averlo da qualche parte. L'ho ottenuto nello scorso episodio, eccolo qui. Forse potevo conservarlo per la battaglia, ma non ho fatto così. O meglio, per future battaglie. Ok, vai con... No, Frost era? No, giusto, questi non sono deboli a niente. Cos'è? Spellcraft. Ah, poi posso mettere il doppio coso, perfetto. Quindi hanno fatto bene a modificarlo in questo modo. Bene, difesa, 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 dovrebbe bastare, vai. Hit, hit! Ok. No, basta. Ora, è un po' lenta questa demo. Forse dovrei provare a velocizzarla un po'. E non dico nel senso velocizzarla in quel senso. Comunque, tipo così. Ecco. Così dovrei fare prima, insomma. No, nessun'altra battaglia. Forse questo è un buon metodo per fare tutto quanto. Ossia, entrare in una battaglia, mettere il repeat attivato, lasciare che i nemici si uccidano, insomma. In questo modo, bam, grazie a Nikolai Nikolonikov che è potentissimo, e poi uscire dalla battaglia anche senza esperienza bonus. Anche perché non conviene fare battaglie con L, o meglio, di seguito, perché non credo che tutta l'esperienza venga moltiplicata. Ah, perfetto, adesso ce l'abbiamo fatta. No, fine. Ora dovremmo aver finito anche i goblin da cacciare, quindi possiamo tornare un attimo in città, curarci, vedere se abbiamo sconfitto 6 goblin, e poi andare finalmente alle grotte. E dovrei anche comprare qualche magia, già che ci sto. Il punto è che non mi ricordo come era messo già in attacco magico. Vediamo un attimo. Dov'è? Status? Eccoli qui. Allora. Eccoli qua, statistiche base. Questi volevo vedere l'altra volta, non quelli di prima. Dov'è intelligenza? 12. A quanto pare io è più portato dell'attacco magico di Nicola. Quindi facciamo che... No, ho fatto bene allora, io ho messo Wizard. Mentre già nel Red Mage, perché non voglio metterlo Astrologo. Ok. Allora, posso comprare almeno Cure. Mi serve Cure. E mi serve Fire e Blizzard. E basta perché non ho più soldi. Ah, Thunder è di livello 2. Non ricordavo questa cosa. Aero. Facciamo una cosa allora. Un'ultima cosa da controllare, poi... Vado avanti, non preoccupatevi. Allora, statistiche base. Dov'è? Mind 11. Perché questa qui... Eccola qui. Come potete notare, la statistica della mente influisce sulle cure. Suppongo che, appunto, Nikolai è il più... il più buono. Quindi... Facciamo una cosa. Nikolai lo metto Red Mage. Sì, lo so, sto modificando un po' di cose, però serve modificare queste cose. Red Mage... Quindi come skill gli metto Wizard, ok. E poi dovrebbe bastare. Così dovrei essere al sicuro, tra virgolette. Poi non voglio metterti questo, voglio metterti questo qui. Così posso castare Cure e Aero. E così dovremmo stare a posto. Quindi entrambi, o meglio, tutti quanti i nostri protagonisti, tranne Magnolia, possono castare Cure se serve. E quindi posso stare tranquillo per quanto riguarda le cure. Quindi non devo più usare pozioni. Devo solo stare attento ai punti magia. Bene. E ora possiamo andare avanti. Sì, lo so, sto giocando in maniera molto strana. Però voglio andare avanti in questa demo. Ed è difficilissimo, già l'ho detto, pensare a una strategia mentre vado avanti. Facciamo una cosa allora. Adesso non incontro più nemici perché voglio andare direttamente nella grotta, dato che siamo a livelli 4. Però sappiate questo, tra questo e il prossimo episodio sicuramente riguarderò le mie strategie in battaglia, ok? Sappiate che a me piace combattere con il mago, quindi generalmente metterò tutti quanti i maghi, ma tranne Magnolia. Vedremo poi. Ora siamo di livello consigliato, riabilitiamo gli incontri. E off, perfetto. Ora possiamo andare avanti.
Forse il 3D conviene averlo qui. Ecco, voi lo vedete muoversi lo schermo quando attivo il 3D, però a me non si muove, a me resta fermo. Sapete questo. Bel dungeon però, eh? La cava nord-est. E c'è già un tizio che ci salva i dati, quindi probabilmente c'è un boss tra poco. Adesso controlliamo. Oh mio Dio, che diamine siete voi? Difesa, difesa, difesa. Magnolia. Esamina. Mummie. Che fanno un bel po' di danno, eh? 200 HP. Sono deboli a fuoco e a luce. E possono addormentarmi, ma a quanto pare mi sono svegliato subito. Beh, non mi lamento. Forse fire a target, sì. Sapete, credo che sia meglio la magia spiritica. Adesso proviamo, adesso facciamo la differenza. Fire su tutti. You anche. Hit. Hit, basta. E Gian usa cura su Nicolai. E poi... boh, gli attacchi? Non ho neanche fatto rifornimento di strumenti, mamma mia, che schifo. Sleeping Beauty! Ok. Hit! Hit! Cure! E adesso vediamo un po' cosa si fa. Ok, a quanto pare Fire e Hit fanno lo stesso danno. È una cosa stranissima però. Forse, ecco, forse concentrandomi su una persona sola dovrebbe bastare la cosa. Dov'è? Crescent Moon! Appena riusciamo a finire questa battaglia, dannazione. Sono ancora vive? Dannazione. Fire ancora. Attacchiamo normalmente perché non voglio fare niente. E Gian è ancora addormentato. Spero che si svegli perché non ricordo come... ok, perfetto. Basta un attacco per svegliarli. Dannazione. Spero che diano tanti punti vita perché... o meglio, tanti punti esperienza perché sennò qua devo stare 30 anni. Tutti. E... fire, fire. E basta. Ok, non mi ha addormentato Gian. L'importante è quello. E ancora dobbiamo... dannazione! Volete per favore morire? Dai, manca poco. Perfetto. Danno 10 punti esperienza. Mamma mia. Ecco, quelle sono le ossa. Quante ossa ci servivano? 6 se non sbaglio. Comunque, qui dentro c'è 100 PG che potrebbero servirci. Devo davvero fare un po' di... non micromanagement. Devo sistemarmi tutte quante le skill e le abilità. Fortunatamente tra poco questo episodio finirà, quindi... balsamo, bene. Quindi, stiamo ancora dormendo? No, bene, ci svegliamo dopo la battaglia allora. Ci sta tanta roba qui. Sembra che stai avendo... ok, vabbè. Oh, mi ha dato un bot! Bene, grazie infinite. Ora vi farò vedere come funziona questo bot. Ok, cioè, non in questo episodio, lo farò vedere più in là. Dimmi che non sono mummie. Sono mummie. Ah, dannazione, proviamo a fuggire. Perché... favore? Ok, grazie. Perché quando i nemici si sentono coraggiosi, feeling brave, vuol dire che attaccheranno due volte all'inizio e non mi va affatto di essere attaccato due volte. Il punto è che devo farmarmi questa zona qui. Quindi molto probabilmente... quanti minuti sono passati? Non so se andare avanti in questo episodio però. Ecco, ora si ragiona. Vai, difesa, difesa, difesa. Esamina lo scheletro, vai. Perfetto, noi dobbiamo incontrare questi, non le... come si chiamano? Le mummie. Ok, vai con... è più forte i hit almeno, credo? Boh, adesso già mi sono dimenticato se è più forte quello o più forte quell'altro. Adesso provo entrambi un'altra volta. Su tutti i nemici però. Ovviamente concentrandola su uno solo è più forte. Ma questo già si sapeva da Bravely Default, vai. Controlliamo un attimo. Allora, 34 e 27, no, sembra più forte hit. È utile saperlo però, fidatevi. Fire! Però ovviamente Gian non fa assolutamente nulla perché non ha molta intelligenza. È brutto detto così, però è così. Ok, adesso vediamo quanto facciamo così. Perfetto. Due ossa di mostro. Ora, no, dobbiamo prendere questo oggetto. Fermi, fermi, fermi. Ecco. E qui c'è... un'ascia. Che diamine incontriamo? No, dimmi che non c'è una battaglia boss adesso. Penso proprio di sì. Encounter rate meno 100. Ok, ho paura che ci sia una battaglia boss perché di norma quando c'è un avventuriero, ossia questo tizio qui, c'è una battaglia boss nelle vicinanze perché vi permettono di salvare. A quanto pare qui però non c'è niente, quindi bisogna solamente allenarsi qui.
Bene, quindi posso rimettere il coso. Questo qua. Bene. Ora, il video non so quanto è venuto lungo però. Quindi fare solamente fiore de rosa sembra brutto. E sistemarmi le abilità è ancora più brutto. Quindi adesso mi allenerò un po' ad cavolo. E vediamo un po' come riusciamo a... Beh, aggiustarci i nemici. Allora, difesa, 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 difesa. Ah, perfetto, è il primo turno nostro. Hit. E poi... Ah no, facciamo una cosa allora. Se dobbiamo prima uccidere i nemici più difficili, uccidiamo prima le mummie. Così almeno facciamo prima. Comunque sì, ho deciso, farmerò un sacco di cose qui, perché sennò qua abbiamo dei problemi. Abbiamo dei grossi problemi. Avremo dei grossi problemi. Ok, fire, fire, fire. Gli faccio 4. Oh mio Dio, no, Gian non deve assolutamente essere un mago, abbiamo capito. Quindi probabilmente con l'attacco faccio anche più danno, no? Non mi addormentare. E sì, faccio 17, abbiamo anche sconfitto la mummia. Però Yu e Nikolai sono meglio in attacco magico, quindi va bene. Attacchiamo e basta. Fine. Oh, perfetto, spellcraft livello 1, magia bianca e nera livello 2, che non ci interessa. Il punto è che davvero Gian è un curatore. Cioè, non mi dispiace avere un healer nel gruppo, ma... Vabbè, magari modifico alcune cose. Il punto è che non sembra un curatore, da quello che è. E già che ci siamo, perché... dove sta? Equipaggiamento. Se dobbiamo per forza dargli qualcosa, diamogli... diamogli questa. E basta. Mentre tu... Tu che job sei? Ancora non mi ricordo, pazienza. Ah, ecco, ecco qui. Ecco, ora molto meglio. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora Yu fa un sacco di danno in più. Adesso controlliamo. Yu fa un sacco di danno in più. Come si chiama questo posto? La caverna nord-est. Ma abbiamo preso la ricompensa per i goblin? No, vero? Adesso lo faremo. Comunque, Yu. Oh, posso craftare anche questa? Sì, ok, quindi a quanto pare sono tutte quante le magie craftabili. Non posso craftare cura, vero? Sì! Posso craftare... Che senso ha spararmi cura addosso? Ah, vabbè, non importa. Fire, dart, così dovremo sconfiggere in un colpo solo. Difesa, difesa, controlliamo. Fire, dart! No, assolutamente no. Ok, non importa. Ah, è vero, perché il job del mago rosso, a volte quando venite colpiti, l'abilità innata, l'abilità, la passiva, insomma, è che quando venite colpiti potete ottenere più punti brave. È davvero utile come cosa, in realtà. Ok, magia spiritica. Hit. Ancora. No, tu devi attaccare. Usa almeno un cura su tutti. E Magnolia Crescent Moon, vai. Perfetto, ora dovremmo stare a posto circa. Dannazione. Il punto è che mi devo riabituare a questo gioco, perché è davvero difficile giocare così, insomma. Castalo così e basta. Almeno uno è sconfitto. E l'altro anche. Quanti ossa abbiamo? Ce ne servivano 6, se non sbaglio. Voglio almeno completare le due quest delle ossa, perché... Un attimo, abbiamo finito anche questo? Ah, sì, e quindi sono passati più di 20 minuti. Ok. Abbiamo ottenuto una pozione e una pietra teletrasporto. Perfetto. E adesso abbiamo... esatto, giusto. Dall'avventuriero possiamo comprare alcune cose. Se non sbaglio. Ma adesso non ricordo, quindi non... Pharmalab, vediamo un po' come funziona la cosa, perché... È da parecchio che non tocco il gioco, ripeto. Allora, vediamo un attimo, qui. Ah, è vero, qua possiamo migliorare le cose. Ad esempio, possiamo poi comprare, migliorando questo qui, dall'avventuriero, gli antiloti e il collirio. Qui invece possiamo liberare la strada, cosa che farò. Con una persona sola, vai. Quindi ci metteremo 2 ore. E lascerò stavolta davvero il 3DS acceso, perché non si può andare avanti così. Allora, materiali. Miscellanee. Ok, 6 Monster Bone, quindi dovrebbero bastare. Tanto per sicurezza, perché non ricordo se erano 6 o 9. Faccio altre due battaglie, veloci, veloci. Facciamo così, ecco. Così dovrei riuscire ad andare comunque allenato, senza allenarmi troppo, appunto. E vai di fe... Ah, Nikolai ha pochi punti. Allora, facciamo solo una cosa. Hit. No, solo questa. Già in difesa, ok. L'importante è che muore prima lo scheletro, perché ci avvelena. Ecco perché volevo che morisse prima lo scheletro.
Fire, so, mummia. Il punto è che, no, devo proprio anche rifarmi l'equipaggiamento, è diversa la cosa. Hit, castalo così. No, attacchiamo, dai. È vero, lascia, posso fare un sacco di danni adesso. Vai, proviamo. Sì, sì, tanti danni, perfetto. Hit, Sleeping Beauty, Fire, Fire. Manca poco, posso attaccarli? Attaccali, dai. Dimmi che sei morto. Perfetto. E quante ossa? 2. 0 ossa? Va bene, a quanto pare non vuoi che io prenda altre ossa. Spero che siano 6 e non 8, perché altrimenti vuol dire che nel prossimo episodio devo rifare un altro giro assurdo. Comunque, comincio quasi per il salutarvi, tanto, cioè, intanto che andiamo. Spero che Yu non muoia, perché... Speriamo che non muoia, allora. Andiamo un attimo nella taverna, recuperiamo un po' di punti vita e vediamo se abbiamo completato le quest. Ora, non morire Yu. Bene, ce l'abbiamo fatta. Quanti PS era? Era rimasta 50 PS. Dovrebbe curare il veleno la taverna, vero? La chiamo taverna perché in tradotto è traverna. Traverna? Wow, non riesco neanche più a parlare in italiano, figuratevi. Mi ha curato? Mi ha curato, bene. Ora, i goblin sicuro al 20% di averlo fatto. Ok, perfetto, 500 PG. Una cosa riguardante il diario di Yu. Eccolo qui, il majestico, la majestica U sulla copertina. Va bene, Yu non si scrive con la U, o meglio, non inizia con la U. Ma Yu già lo sapeva. Didn't you, huh? È un gioco di parole, lasciamo perdere. Ok, questo è il Master of Monsters. Sì, praticamente ci sono alcune informazioni utili sul diario di Yu, che non è come il diario di D, come c'era in breve default. Non legge il futuro. Infatti possiamo vedere il bestiario e basta. Item guide è praticamente bloccato. Possiamo vedere gli umanoidi. Forse sono tutti gli umanoidi non del gioco, ma che possiamo incontrare in questa demo. Mi sa di sì. Wow, gli artwork sono fatti veramente bene qui sotto. Sono carini più che altro. Forse analizzandoli ci dicono anche più informazioni. Vediamo qui il Sandhopper. Ci sono un sacco di informazioni utili qui dentro. Magari lo leggerò off camera. Ok, mi sa che una volta completata la quest delle ossa non abbiamo più niente da fare perché non abbiamo più un obiettivo. Quindi suppongo che si attivi una cutscene, almeno spero. Quindi parliamo un attimo con il tizio che ci ha detto che eravamo freelancer, quindi che ha rotto la quarta parete. E erano 6? Sì, ce l'abbiamo fatta. 800 PG, sì, ora mi rifaccio subito l'equipaggiamento. Usciamo per vedere che c'è da fare adesso. A quanto pare bisogna parlare con una persona, che è la tizia delle voci, insomma, la ciarlatana, come si chiama? La pettegola, ecco. Voglio sapere alcune cose riguardanti una superstar. Oh, ho capito chi è, perché l'ho vista in qualche screenshot. Ok, hai sentito l'ultima? C'è una famosa star che è venuta qui ad Alcampis. Non tutti la guarderebbero... Ah, ok. Non tutti la guarderebbero quando c'è una bellezza come me in città. È una donna, comunque. Ma quella ragazza sembra avere qualcosa, qualche seguito. Comunque, un rendezvous con un uomo sconosciuto? Molto succosa come storia. Bene. E poi a Secret Paradise. Voi giovinastri state provando tutti i mestieri? Ce l'ha già detto, no? È quello del tizio che... Ok. Perfetto, quindi a Sneaky Superstar è la prossima cosa da fare. E so già chi è, perché, fidatevi. Chi è una superstar nella saga di Bravely Default e Second? Ok. Ah, quindi bisogna tornarci lì dentro. Bene, ora. Io ve lo dico, off camera mi allenerò come minimo fino a livello 6. Modificherò un po' i mestieri, quindi... Come si chiamano? Le classi, giusto, si chiamavano classi. Modificherò un attimo le classi di tutti quanti i personaggi. Sistemerò l'equipaggiamento. So di aver giocato davvero... malissimo in queste ultime tre parti, quindi vi chiedo di perdonarmi. E nella prossima parte di Bravely Second vedrete me che ho aggiustato tutto quanto. Quindi, see you next time!